Shock a Follonica, dove tre dipendenti di una catena di supermercati hanno rinchiuso due donne nomadi in un gabbiotto dove si trovano i cassonetti per la spesa e con un telefonino hanno ripreso le loro urla e i gesti postato su Facebook. Le donne poi sono state liberate, denunciate i tre ai carabinieri, per le quali la procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per sequestro di persona. L'azienda di supermercati in tarda serata ha diffuso un comunicato in cui prende le distanze dal contenuto del filmato messo in rete e condanna comportamenti di questo tipo e verifica attraverso un'indagine interna le circostanze legate non solo al video e adottare i provvedimenti per i tre dipendenti nelle sedi più opportune. Mimmo Siena, Speciale News.